Buongiorno amici e amiche, siamo qui con le telecamere di Sinapsi Genius all'Hotel Vesuvio di Napoli, dove a breve ascolteremo e seguiremo la conferenza stampa di apertura e di presentazione del nuovo film di Natale, Natale da Chef, con Massimo Boldi, regia di Neri Parenti. Seguite il servizio. Massimo Boldi, Deus ex machina della risata italiana, perché non, io personalmente non ho mai trovato paragoni, un modo di far ridere genuino, sensazionale, che però è un po' particolare, perché sono milanese. Di solito i grandi comici sono napoletani, romani, ma milanesi pochini. Renato Pozzetto, il contraltare. Quanto ti diverti ancora a fare il film di Natale? Ma mi diverto perché sono ancora un bambino. Se non sei un bambino, Cipollino che è come un cartone animato. Quest'anno sei Gualtiero Sapori. Gualtiero Saporito. Ah, Saporito. 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 Quanto è saporito questo film? Ammazza, è molto saporito. Una scorpacciata di risate. E comunque straordinario. Molto bene, sì. Un film da vedere. Natale da Chef, Massimo Boldi, Neri Parenti, correte tutti al cinema. Correte, fate presto perché sennò trovate pieno. Film di Natale, Neri Parenti, Natale da Chef, Furio, un briccone come lui stesso afferma, Maurizio Casagrande. Sì, un briccone perché è un signore, un imprenditore abbastanza privo di scrupoli, perché deve partecipare alla gara per il catering del G7 e scopre di essere in difficoltà, e quindi, dato che è in difficoltà, si accorge che la cosa migliore è che, invece che partecipare per vincere, è meglio partecipare per perdere. E quindi che cosa si fa per perdere? Scegli i peggiori. E i peggiori chi sono? Boldi e la sua brigata in cucina. Boldi è un signore che non sa assolutamente che significa unire due sapori giusti, e quindi Gualtiero Sapori la dice lunga, e quindi convinto che le estreme scelte che fa siano delle genialate, in realtà sono delle porcherie autentiche che comportano anche problemi fisici. E noi non andiamo avanti perché il film dovete venirlo a vedere assolutamente. Devo dire la verità, è molto divertente, io l'ho visto come tutti i tuoi film, devo dire la verità, anch'io, ti seguo con affetto da sempre. Grazie, no, questo devo dire che mi ha divertito più di quanto mi aspettassi. Sono andato a vederlo alla prima perché non avevo avuto modo, per una serie di ragioni, di vederlo prima. E devo dire, mi sono fatto un sacco di risate. Fa ridere, è un film divertente e soprattutto, e questo ci tengo perché insomma non è volgare, che non è poco. Maurizio Casagrande, Neri Parenti, Massimo Boldi, Natale da Chef, cast straordinario. Grazie. Perfetto, eccoci qua in compagnia di Enzo Salvi, Natale da Chef. Tutto il cast è qua. Sì, un ruolo un pochino fuori dai tuoi parametri, perché normalmente ricopri altri ruoli, però come giustamente dicevi, sulla falsa riga degli chef che entrano in tutte le case questo film. Sì, assolutamente, perché insomma negli ultimi anni è così, ormai ci sono migliaia e migliaia di tipologie di programmi da chef, per cui l'idea di Neri Parenti con i suoi collaboratori di scrivere questo film penso che sia azzeccatissima. E poi l'abbiamo visto ieri sera durante la prima, sono state grassissime risate, e ciò insomma ci fa auspicare un grande successo. Sei alla tua 14ª esperienza cinematografica natalizia. Quanto ti diverti ancora a fare questi film? Allora, per tutto il film di Natale è un film di costume, un film che rappresenta l'etti del momento, un film che rappresenta il costume del momento, ma soprattutto è un appuntamento fisso, per cui la gente, oltre a quello che chiaramente uno fa, perché chiaramente non è che fa solo il film di Natale, però ci tengo in particolar modo perché c'è un carisma particolare, e poi soprattutto per i miei figli che esodisco la loro richiesta, dice: stando di che parla il film di Natale, proprio a prescindere. Non puoi non essere. Non posso non esserci. Poi soprattutto è un film che è dedicato a un pubblico che diciamo che varia dal pediatrico al geriatrico, per cui accontentiamo tutte le fasce d'età, e con un'ora e mezza di risate tranquille, serene, che in questo momento, come ripeto, è importante insomma concederci un momento di evasione. Natale da Chef. Natale da Chef, e se ridere fa bene, io sono la vostra cura.
grande, fa ridere ancora prima di andare a vedere il film, perché è veramente una persona straordinaria, un'attrice straordinaria. Rapporto col cibo è d'obbligo come domanda? Allora, io devo proprio patire la fame, perché lo dico, mi piace troppo mangiare, e quindi quando ti dicono ah sei un poco più, io sono in carne, diciamo, come diciamo noi a Napoli, che 70, proprio uno sinufum non esagerato. Io infatti torno sempre a Napoli per avere una botta di autostima, perché se no, se vai più al nord, sono tutte più magre, hanno tutte più, diciamo, cioè loro non si violentano al non mangiare. Un personaggio femminile. È così, perché quando io vado a Milano io mi sento un'aliena, perché sono, diciamo, di formosa. No, stai benissimo. Sto bene, ma Fernanda sei bella. No, e te l'ho detto. Allora, un'ora e mezza di risate, perché noi l'abbiamo visto, un'ora e mezza di risate, però dammi un motivo in più per andarlo a vedere. Perché a parte che ci si diverte, c'è leggerezza, di questo periodo secondo me ne abbiamo bisogno, parlando di dieta, diciamo. No, se vedete il film vi viene fame, quindi ti viene fame, io ho assaggiato un po' tutto, però non lo so, 2 ore spensierate, e poi c'è, vedi un sacco di dialetti, un sacco di attori diversi, tanti caratteri, quindi secondo me fai un viaggio anche nell'Italia. Come posso mettere a scherzare così queste cose? Non lo faccio, non sono cose. Avete capito? Stiamo parlando con Dario Bandiera. Dario, parliamo, facciamo le persone serie. Bravo. Ma tu che fai in questo film? No, io non ci sono nel film, sono solo sul manifesto. Ah, per ecco. Contratto solo il manifesto, nel film non ci sono. Per cui nel manifesto sto qua, sono questo qui. Basta, per cui non mi chiedere del film, perché non ci sono. Allora, questa straordinaria apparizione di Dario solo sul cartellone di questo straordinario film, che ha uno straordinario cast, dove lui straordinariamente non fa parte. No. Qual è il tuo non ruolo in questo film? Io faccio la bambina di 8 anni di colore in questo film. L'hanno scelto chiaramente per il colore della pelle. Sì, esatto. Niente, poi faccio 3 ruoli. Uno la bambina, poi il sommelier Astemio. Sì. E poi faccio Boldi sono io nel film. Ragazzi, è un film fatto a risparmio, noi volevamo dirvelo, perché effettivamente ogni attore deve fare 3 parti, lui è anche non è ogni attore, solo a me l'hanno date, perché hanno fiducia. A me avevano detto però che tu eri anche Chanel nel film. No, faccio Boldi, questo qua me stesso, cioè questo sommelier assieme, e poi la bambina, che qui non l'hanno potuta mettere, quella, perché essendo minore non si può mettere sul manifesto. Ok, quindi sono io, insomma. Volevi sapere qualcos'altro? Viene 8 euro, se vuoi un'altra domanda, 8 euro. 8 euro, io arrivo a 6,50 euro, cos'altro mi puoi dire? Allora una domanda da 6,50 euro. Ce l'hai? No, tu a me me la devi fare. No, dico, ce l'hai la risposta per una domanda da 6,50 euro, per soli 6,50 euro, chiederemo a Dario Bandiera. Perché bisogna andare, possiamo andare a vedere questo film? Non, infatti, guardate la faccia. Non ci dovete andare a vedere questo film, questa è la cosa che dico io. Non ci andate, perché non c'è un motivo perché uno deve andare a vedere il film. Smette l'aria di 1 ora e mezza. Film a Natale, quando uno può andare a giocare a carte e giocarsi casa e perdere tutto, ma oppure mangiare, uscire con una bella donna. Ah, non capita, va benissimo. No, infatti. Però se proprio andateci, perché vabbè, uno si fa 2 risate, 1 ora e mezza così di leggera, di divertimento. No, se parli mangiare non può essere mai leggero. Si parla di cibo, non può essere leggero. No, è leggero, questo film è leggero, ci sono tutti i cibi leggeri. Food. Guarda, il film è uscito ieri, per cui ancora non è tornato, anzi, se doveste averlo visto qualcuno, noi abbiamo anche chiesto a chi l'ha visto, se doveste vederlo. Quindi un appello a Federica Sciarelli, sì, esatto. Chi l'ha visto. Sì, il film è alto 1,80 m, rosso così, con la scritta gialla, e ci sono ragazzi, se doveste vederlo in giro, perché siamo preoccupati. Chiamate il numero di Neri Parente, come vedete in sovraimpressione. 66 3349 645, il numero. Liban è intestato a lui, non fate questo numero, si becca 10 euro al minuto. No, di più, sono 25 euro al minuto. Ma per dirgli che ho sbagliato numero, capito?